Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono finalmente sposati. Lo avevano annunciato già qualche tempo fa ed avevano raccontato che la proposta era arrivata a fine novembre ma il sì di lei solo a Capodanno. Così i due hanno condiviso qualche scatto su social, pochissimi fino ad ora, ma sappiamo che nel cuore dell'ex dama c'è un'altra persona. Ecco di chi si tratta: Isabella Ricci e Fabio Mantovani, la storia d'amore. Isabella Ricci è stata definita da molti l'antitesi di Gemma Galgani. Sognatrice, irrazionale, passionale quest'ultima, apparentemente fredda e distaccata, quasi austera la prima. Tra le due pare che non scorra neanche buon sangue ancora oggi, come testimoniano le parole della Ricci, che in una recente intervista rilasciata a Novotv, ha detto che se cerca l'amore da più di 10 anni negli studi, forse dovrebbe cambiare ambiente, perché il vero amore si nasconde ovunque secondo lei e una donna cerca l'amore non si può mettere così tanto per trovarlo. Del resto anche Gemma non aveva speso ottime parole per Isabella, sostenendo che fosse in TV solo per fare pubblicità alla sua attività. A darle men forte anche Armando e così tra i tre sono stati tantissimi litigi durante la permanenza della Ricci all'interno del dating show. Nel frattempo sappiamo che Isabella e Fabio si sono finalmente sposati a Pescantina, il comune in provincia di Verona dove i due convivono ormai da diversi mesi. La coppia ha deciso di invitare solo i parenti più stretti e alcuni amici. Sappiamo che ad annunciare il matrimonio, con una foto su Instagram, è stata proprio Isabella Ricci, con una semplicissima scritta, 28 maggio 2022. Almeno per il momento, però, la coppia ha scelto di condividere su social pochissimi scatti del loro grande giorno, ma tra i commenti spuntati sotto la loro foto ce n'è uno che ha attirato l'attenzione in modo particolare, cioè quello di Tina Cipollari, che ha scritto, "Tantissimi auguri. Tanta felicità. Sappiamo però che nella vita di Isabella Ricci c'è un altro amore. Ecco chi è chi è il terzo incomodo. Isabella Ricci e Fabio sembrano essere ormai inseparabili. I due hanno dato vita ad una bellissima famiglia, insieme ai figli di lui, che l'hanno subito accolta con grandissimo affetto e ad un altro uomo, che era nel cuore dell'ex dama già da un bel po' di tempo, parliamo del suo cane, inseparabile. Anche il giorno prima della nozze, infatti, la Ricci aveva pubblicato uno scatto su Instagram con scritto, "Domani è il grande giorno. Siamo felici e non vediamo l'ora. Cercheremo di condividere con voi quanto più possibile di questo giorno tanto importante per noi. Grazie per l'affetto, un bacio a tutti. Insieme a loro? Ovviamente proprio il cane di lei. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.